Siamo al terzo giorno di Fiera Agricola e stiamo concludendo il giro di interviste alle aziende. Sono Marco Poggianella di SOP, sono il cofondatore e l'amministratore delegato e sono contento di potervi parlare di SOP, della nostra azienda, perché quello che abbiamo portato qua in fiera principalmente è il ciclo della stalla. In questo momento gli allevatori stanno subendo una fortissima pressione da parte di media, da parte di comunicazione in tutto il mondo, particolarmente perché vengono dichiarati insostenibili. Oggi sembra che il latte, la carne non sia più sostenibile, perché soprattutto per l'aspetto ambientale. Allora la sostenibilità ambientale e sociale è un aspetto veramente fondamentale e questo si attua attraverso la riduzione dei gas serra e dando la possibilità di avere un maggiore adattamento di quello che sono sia gli allevamenti sia le colture. Quello che abbiamo portato qui in fiera da vedere, possiamo poi vederlo, sono dei prodotti che riescono a ridurre l'impatto ambientale in maniera veramente drastica. Parliamo del 100% di ammoniaca, 100% di protossido di azoto, 20% di metano, di anidride carbonica, ma nello stesso tempo riusciamo a avere dei prodotti che migliorano l'aspetto sociale, cioè la convivenza con i vicini, e hanno sempre un ritorno dell'investimento positivo. Quindi parliamo di tutti i prodotti che l'agricoltore, l'allevatore compra e ha solo un vantaggio economico per lui, ma anche un vantaggio ambientale e sociale. Quindi può andare a dire una nuova storia agli allevatori, che il latte che viene fatto usando i nostri prodotti, il mais, la carne che viene fatta usando i nostri prodotti è sostenibile. E perché? Perché c'è l'impatto ambientale, l'impatto sui gas serra estremamente ridotto, al punto da poter essere paragonato a prodotti vegetali o peggio ancora a prodotti di laboratorio. Quello che abbiamo qui da far vedere sono prodotti che vanno a dare vantaggi, come dicevo, economici, ambientali e sociali, ma anche dei vantaggi pratici, per esempio la riduzione di cellule somatiche, la riduzione di mastiti, la possibilità di usare, per esempio, per il mais, salto un po' da un ambito all'altro, il 30% in meno di concimazione chimica avendo la stessa produzione, anzi un po' meglio, come è stato recentemente dimostrato dall'Università di Piacenza. Quindi il messaggio che noi diamo è: allevatore può tornare a dire che oltre alla sua grande qualità di prodotti o al suo grande potere nutrizionale dei suoi prodotti, può anche essere sostenibile. Quindi piuttosto che mangiare prodotti di laboratorio con molti rischi non ancora dichiarati ma molto potenziali, può tornare a dire: usa dei nostri prodotti, usa il nostro latte, il nostro formaggio, la nostra carne, perché è anche sostenibile. Questa è la nostra promessa, questa è la nostra realtà. Buongiorno a tutti, sono Aurelio Bauknet, responsabile marketing e comunicazione del Consorzio Agrario del Nord-Est, che è qui in Fiera Agricola 2020, edizione 2020, che combacia con il nostro anniversario, 125esimo anniversario del Consorzio Agrario del Nord-Est 1895-2020. Una ricorrenza storica incredibile che da sola rappresenta tutta la cultura che c'è dietro questa grande azienda, dietro questo brand. Oggi presentiamo sul nostro stand la divisione zootecnica con il brand Calva Alimenta Sicuri di Crescere, un'attività che caratterizza la nostra azienda da sempre. I nostri stabilimenti produttivi hanno superato i volumi di 3.500.000 quintali annui di mangimi prodotti, un volume che ci posiziona sicuramente tra i leader a livello nazionale. Il nostro core business si sviluppa dal lago di Iseo alla riviera Adriatica, un territorio di pregio per tutta la filiera zootecnica italiana, dove nascono le principali DOP che hanno reso famoso il Made in Italy nel mondo. Con questo progetto di comunicazione vogliamo raccontare due cose sostanzialmente: la qualità dei progetti alimentari che proponiamo alle aziende zootecniche, quindi non solamente la fornitura di alimenti, ma dei veri progetti alimentari capaci di garantire crescita all'azienda e benessere agli animali in stalla. E il secondo aspetto, la seconda colonna portante della nostra offerta commerciale, i servizi di consulenza manageriale, cioè un apporto concreto all'allevatore, all'imprenditore agricolo, per migliorare le performance della sua azienda, le performance della sua stalla. Questo vuol dire che i nostri tecnici commerciali si mettono al fianco dell'allevatore per identificare eventuali aree di miglioramento dell'organizzazione quotidiana della stalla,
Il metodo di lavoro che proponiamo è definito Lean, cioè snello, un metodo di lavoro che permette di generare grandi cambiamenti, grandi ottimizzazioni con pochi sforzi, con sforzi ridotti, capaci appunto di apportare benefici veramente determinanti. Il metodo di lavoro Lean si articola in vari punti, li abbiamo riassunti qua, obiettivi chiari, quindi la capacità di porsi a inizio anno degli obiettivi di crescita chiari e raggiungibili, il progetto di attuazione che si concretizza nella quotidianità della stalla, a fianco al progetto di alimentazione, pensato per portare crescita e benessere, il controllo dei risultati che presuppone una analisi sistematica degli small e dei big data prodotti dall'allevamento, quindi dei numeri, e poi le azioni correttive. C'è un metodo di lavoro che continua a migliorarsi, che continua ad affinare la mira giorno dopo giorno. Tutto questo è il metodo di lavoro della divisione zootecnica del Consorzio Agrario. Un metodo di lavoro che non è basato sulle opinioni, non è basato sulle idee del momento, non è basato sulle mode, ma è basato solo ed esclusivamente sui dati, sui numeri. I dati che poi alla fine concorrono a portare quel segno più in bilancio a cui tutti gli imprenditori ambiscono. Benvenuti allo Stand Insieme, che vuole essere il centro che seleziona la genetica italiana per gli allevatori italiani, collaborando con gli allevatori italiani. È da un paio di anni che abbiamo reimpostato il nostro programma genetico per arrivare a poter dire agli italiani e al mondo che noi vendiamo genetica nata e prodotta in Italia, collegata alle eccellenze italiane che produciamo con il nostro latte. Quindi tori selezionati perché facciano un latte di qualità che poi può essere trasformato in quei prodotti di eccellenza che tutto il mondo ci riconosce. Non solo abbiamo fatto questo, nel selezionare i nostri tori facciamo anche molta attenzione alla resistenza alle patologie, facciamo molta attenzione alla funzionalità degli animali, alla fertilità delle figlie, tutti quegli elementi che possono aiutare gli allevatori a ridurre i costi di allevamento e migliorare il benessere animale. Insomma, vogliamo aiutare gli allevatori a selezionare quei tori che possono creare le mandrie che sono quelle perfette per la stalla ideale. Una riprova di questo fatto è una novità che abbiamo introdotto nel catalogo di dicembre 2019, un indice per le aziende biologiche, si chiama Indice Biogeni, che è stato sviluppato da un'azienda terza, e ci sono molti dei nostri tori che rientrano nei parametri per essere utilizzati e migliorare le performance delle vacche nelle aziende che lavorano in un contesto di allevamento biologico. Non solo abbiamo questo parco tori che può aiutare gli allevatori italiani, sia quelli biologici che anche quelli più tradizionali, diciamo, a migliorare il loro reddito, il reddito che costruiscono allevando queste vacche, ma da dicembre offriamo agli allevatori anche un programma di genotipizzazione, di assistenza alla selezione genetica in azienda, in modo da usare gli strumenti innovativi come la genomica per migliorare ancora più velocemente il reddito della propria mandria, raggiungere i propri obiettivi di miglioramento, scegliendo le madri migliori delle future vitelle e quindi aiutando gli allevatori in questo percorso nello scegliere migliori tori e nell'avere alla fine una migliore redditività e un'azienda di successo che può rimanere competitiva sul mercato anche negli anni a venire. Benvenuti allo stand di Accademia Italiana del Latte, sono Mirko Galiani, il direttore dell'azienda che da anni oramai fa formazione e consulenza nel settore lattiero caseario. Fiera Verona, bellissima piazza per andare a promuovere anche il nostro lavoro che andiamo a strutturare, cerchiamo da sempre di fare formazione, di dare consapevolezza, di insegnare un mestiere per valorizzare l'oro bianco che viene prodotto grazie anche a tutti gli altri espositori in questa fiera. Fiera 2020, focus incentrato chiaramente sul miglioramento dei processi produttivi per migliorare le rese, per essere sempre più competitivi, formazione del personale per aziende medio-grande, per comunque andare a colmare un gap di conoscenza, di metodo che vediamo che negli ultimi anni si stava creando.
Si conclude così il giro di interviste alle aziende. Restate sintonizzati su Ruminanzia per altre novità.